Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò rispondere e repostarti. Beh, tutti in questo nuovo video. Beh, sì, come te ben puoi già il titolo in questo video, andremo appunto a parlare di un nuovissimo boss che molto probabilmente farà la sua apparizione proprio alla Guglia. Probabilmente andrà a sostituire il boss che giace attualmente alla Guglia, oppure succederà qualcos'altro. Comunque, andremo a vedere tutte quante le novità all'interno di questo video. Però vedi cominciare col video per appunto nel dettaglio questo nuovissimo boss che arriverà all'interno della mappa di Fortnite. Come al solito ricordo di lasciare un bel like, iscriversi e attivare la campanella delle notifiche. Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live e lo skin battaglia. Infine, condividi questo video se siete dove c'è Mofeder anche a loro. Questo nuovissimo boss che probabilmente arriverà qui all'interno della mappa di Fortnite. Quindi partiamo subito e incominciamo vedendo subito tutte quante queste novità inerenti a questo nuovo possibile boss che dovremmo in teoria vedere arrivare nel corso di questa stagione all'interno della mappa. Come già detto inizio video, questo boss è possibile che andrà a sostituire il boss che c'è attualmente alla Guglia, che sarebbe proprio l'assassina della Guglia. Quindi forse questo boss potrebbe arrivare e appunto prendere il posto di quello che abbiamo già attualmente alla Guglia all'interno della mappa. Partiamo subito parlando di questo nuovo boss. Infatti questo nuovo boss è proveniente al personaggio nonché anche skin del pass battaglia di Raz, quindi skin di Raz che si sblocca a livello 50 di questo pass battaglia. Abbiamo anche una manciata di livelli per arrivare al livello 50 e per sbloccare questa bellissima skin di Raz. Che poi questa skin di Raz appunto potremo anche sbloccare il suo stile maestro dei glifi, dovrebbe chiamarsi in questo modo, davvero tra pochissimi giorni, perché questo stile si potrà andare a sbloccare quando usciranno le ultime sfide della Guglia. Infatti queste sfide in pratica dovrebbero uscire proprio il 27 di aprile, che ci sarà anche la nuovissima patch 16.30. Quindi con l'uscita di queste sfide, che saranno le ultime inerenti a queste sfide della Guglia, potremo finalmente sbloccare anche questo stile secondario della skin di Raz. Uno stile davvero molto molto bello, che davvero tantissime persone non vedono l'ora di andarlo a sbloccare. Ma partiamo subito vedendo questa notizia e andiamo subito a leggere. In pratica all'interno dei file di gioco, come vedete da questa immagine a schermo, è stata trovata una sfida. La sfida in questione è proprio quella che ci chiede di andare ad eliminare Raz. Quindi in questa sfida dovremmo andare a eliminare proprio Raz. Però c'è una cosa molto particolare. Innanzitutto questa sfida dovrebbe proprio far parte delle ultime sfide della Guglia. Quindi probabilmente le ultime sfide della Guglia che usciranno fra una manciata di giorni, le ultime ci faranno sbloccare lo stile maestro dei glifi di Raz, ci chiederà proprio di andare ad eliminare Raz. Però appunto all'interno dei file di gioco la posizione di Raz sembrerebbe essere stata settata a Mine Tower. Mine Tower è un nome in codice nei file di gioco. In pratica questo nome in codice sta per la Guglia. Infatti questa cosa potrebbe proprio far capire che in futuro, nelle prossime settimane o magari nei prossimi aggiornamenti che avverranno, che arriveranno, al posto dell'assassina della Guglia, proprio al centro della mappa, potrebbe arrivare un nuovo boss di Raz. Già abbiamo un NPC di Raz all'interno della mappa, ma magari potrebbe essere proprio o spostato questo NPC alla Guglia o proprio arrivare un nuovo boss di Raz alla Guglia. Potrebbe essere molto molto probabile perché Fortnite ha proprio inserito appunto questa stringa che ci chiede di eliminare Raz alla Guglia. Una cosa però molto molto strana. Appunto, ancora una cosa si trova all'interno dei file di gioco. Quindi potrebbe magari essere un errore. Però comunque Fortnite di solito non ha mai fatto questi errori. Quindi è molto probabile che una specie di boss di Raz, qualcosa inerente a Raz, arriverà alla Guglia per far sì di andare a completare questa missione. Come già detto, la missione in questione dovrebbe essere probabilmente una delle ultime missioni della Guglia, quelle che usciranno il 27 di aprile. Quindi come già detto è molto probabile che Raz magari andrà a conquistare la Guglia o qualcosa del genere. Comunque le sfide della Guglia per sbloccare il suo stile secondario, come ben sapete, sono tutte quante collegate proprio a questo posto centrale della mappa, che non sarebbe altro che in questa stagione proprio il logo più importante, il logo che si va proprio a ricollegare alla storyline,
a quel che accadrà anche nel corso di questa season. Quindi è molto molto probabile che Raz stia cercando di andare a conquistare la Guia e non lo dovremmo proprio andare ad eliminare. Comunque, da cosa molto molto interessante, speriamo che magari ci potrebbe essere qualcosa che ci farà capire perché Raz andrà a conquistare la Guia o molto altro, e soprattutto che fine farà il boss attuale della Guia, che sarebbe appunto l'assassina della Guia. Quindi sicuramente tutto ciò sarà ricollegato anche alla storyline e vedremo un po' cosa andrà a succedere. Cambiamo argomento e andiamo avanti, perché andiamo a avere un'altra notizia molto interessante, perché negli scorsi giorni vi ho proprio parlato delle ricompense che otterremo tra i fumetti di Batman e DC, quindi cambiamo decisamente argomento. Infatti vi dissi proprio che queste ricompense che andremo ad ottenere, che sappiamo al momento, sono ben 4. Le ricompense in questione sono appunto la nuovissima skin di Harley Quinn nel primo fumetto, poi abbiamo il nuovissimo deltaplano di Batman nel secondo fumetto, poi invece se andremo ad acquistare il terzo fumetto riceveremo il nuovissimo piccone di Catwoman, e invece nel quarto fumetto andremo a ricevere il nuovo deltaplano di Deathstroke. Appunto, proprio la ricompensa del secondo fumetto, che sarebbe il nuovo deltaplano di Batman, è stato proprio decriptato. Infatti ecco qui a schermo come si andrà a presentare questa nuova ricompensa del secondo fumetto. Quindi praticamente questo sarebbe il deltaplano Zero Wing di Batman, quello che vi ho già parlato un sacco di volte, ma che purtroppo ancora non conoscevamo come era fatto. Quindi ecco qui come è fatto questo deltaplano, che è davvero molto molto bello, e ricordo sarà la seconda ricompensa di queste 4 che al momento sappiamo, ma sicuramente nei prossimi giorni andremo a scoprire altre. Ricordo anche che domani saranno finalmente disponibili i nuovi fumetti, quindi mi raccomando, andateli ad acquistare o preordinateli o ordinateli su qualche sito se volete ricevere la skin di Harley Quinn. Quindi questo è tutto, diventa tutte quante queste notizie che abbiamo su questo nuovo boss di Raz alla Guia nelle prossime settimane. Fatemi sapere voi qui sotto i commenti cosa ne pensate, ma mi raccomando rimanete aggiornati perché avremo molte più informazioni, probabilmente con la patch 16.30 che avremo prossima settimana. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live e lo skin battaglia. Infine condividi questo video, tutti i tuoi amici e muovete anche a loro tutte quante queste informazioni inerenti a questo nuovissimo boss di Raz alla Guia. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.